A Vasto il Giro d'Italia è partito da un paio di ore, ma c'è ancora tanto entusiasmo in città per la Corsa Rosa. Remco Evenepoel con la maglia di leader, tanto entusiasmo per la Vasto Melfi. I corridori arriveranno nel pomeriggio in Basilicata. Il Giro ha lasciato dunque l'Abruzzo, ma l'appuntamento nella nostra regione è per il 12 maggio, quando si arriverà a Campo Imperatore. Andiamo ad ascoltare le parole del presidente della regione Marco Marsilio, del presidente della provincia di Chieti e sindaco di Vasto Francesco Menna, Dario Cataldo e l'assessore allo sport Carlo Della Penna. Allora, presidente Marsilio, ultima partenza dall'Abruzzo, il Giro lascia la nostra regione, ma già c'è tanta attesa per il Gran Sasso. Lo aspettiamo venerdì, spezza il cuore vederlo partire, cioè ormai tutto l'Abruzzo è innamorato del Giro d'Italia, però è così, è stata davvero un'avventura fantastica questa grande partenza. È stata un'emozione unica, eccitante, devo dire che il consenso e la condivisione, insomma il clima di gioiosa euforia e positività che ho riscontrato su tutto il territorio è stata la cifra più bella di questa esperienza. Non capita sempre che su un evento si raggiunga e si trovi una concordia così ampia. L'Abruzzo ha saputo fare squadra. Tutti hanno lavorato, tutte le amministrazioni dei territori si sono messe all'opera per dare il meglio di sé e sfruttare alla grande questa occasione. Io sono sicuro che vedremo decine di migliaia di persone già a partire da questa estate che avranno voglia di percorrere la Via Verde, la Costa dei Trabocchi e comunque tutto il percorso della ciclovia adriatica che, non dimentichiamolo, parte da San Salvo e arriva fino a Martinsicuro. Altra tappa, Francesco Menna parlava come presidente della provincia, oggi come sindaco di Vasto, credo che sia uno spettacolo puro. Una grande emozione, Vasto con amore, con gioia, con calore come sempre accoglie una partenza che ha già vissuto ma che è sempre più emozionante e come se fosse la prima volta. Si tinge di rosa, viva Vasto, viva l'Abruzzo, viva la Via Verde, viva il Giro d'Italia. Assessore Della Penna, la giornata di Vasto. Bellissima, magnifica, siamo onorati di poter essere anche noi in questa bellissima festa e Vasto risponde sempre presente, quindi davvero una giornata che si tinge di rosa per le tante famiglie, per i tanti bambini e che sia una bellissima giornata di sport per questa tappa Vasto Melfi. Silvio Paolucci a Vasto, terzo giorno di Abruzzo al Giro d'Italia, terzo giorno di festa con il ciclismo. Tre giorni straordinari, attendiamo anche l'arrivo a Campo Imperatore venerdì prossimo, sarà un'altra cartolina dal nostro Abruzzo, straordinaria. La cosa più bella che le è piaciuta, ha parlato di cartolina, qual è l'immagine più bella dell'Abruzzo? Beh, certamente la promozione di un territorio straordinario, dalla costa alle aree interne alla montagna, che ha dato il meglio di sé, la miglior vetrina possibile. Oggi però noi chiediamo e lavoriamo in tal senso, bisogna mettere in campo un progetto di sviluppo per fare in modo che questa promozione corrisponda anche al nostro territorio, a una grande occasione di potenziale e possibile sviluppo. Allora Dario, sensazioni di questo giro in Abruzzo? Ma è stato uno spettacolo fantastico e la gente da quello visto ha partecipato tantissimo, come ci potevamo immaginare. Abbiamo avuto delle bellissime giornate di sole, quindi più di così, meglio di così non poteva andare. Le tue sensazioni personali? Ma ho rosicato come non mai, però non poteva essere altrimenti. Un aggettivo, visto che tu sei molto bravo a scrivere e a disegnare, un aggettivo per raccontare la Costa dei Trabocchi il primo giorno del Giro? Ma unica, perché, anzi irripetibile, perché comunque quello è stato un evento che ha dato il via ad una costa che fino adesso era rimasta ancora quasi sconosciuta, adesso è in una giornata è diventata conosciuta in tutto il mondo e tutti vorranno venire a vederla, quindi con il Giro d'Italia questo è stato un evento unico che sicuramente non si ripeterà mai così.